Sopra la chirurgia. Oltre che colleghi in ospedale, Giulio e Chiara erano vecchi amici. Due piani sopra la chirurgia, nella stanza a pagamento numero 32, il danaroso paziente Conte De Ruy aveva perduto la capacità di percepire il caldo e il freddo e solo pochi minuti ormai lo separavano dal trapasso. Lo raggiunsero nella sua stanza. Mentre Giulio teneva il polso del conte di De Ruy, attendendo che il battito cessasse, Clara abbassò la temperatura del condizionatore perché la presenza della famiglia del conte aveva reso soffocante l'atmosfera della stanza. Era una bella famiglia, pensò Chiara, vedendo la ex moglie di De Ruy, il figlio grande e una figlia più piccola avuta dalla seconda moglie. La seconda moglie era assente e la prima moglie piangeva sommessa. La figlia taceva, ma aveva le guance rigate di lacrime. Il figlio voltava la schiena, ma le sue spalle sussultavano a tratti. Ora Giulio abbassò il polso e Chiara annotò meccanicamente l'ora del decesso, le 11:43 antimeridiane. L'infermiera mi ha detto che il conte De Ruy era una gran brava persona, disse Chiara, mentre lei e Giulio scendevano al reparto di ostetricia, al primo piano. Se stava qui a soffrire doveva ancora comprendere qualcosa, commentò Giulio. Quindi, pur essendo una gran brava persona, non era un illuminato. Nel reparto ostetricia il dottor Paudani si disinfettava. I bambini, disse appena vide Chiara e Giulio, hanno la seccante abitudine di arrivare a infornate. Ci sono delle ore, persino dei giorni, in cui tutto è tranquillo e in ordine e i bambini potrebbero venire al mondo in ordinata successione. Poi tutto a un tratto si scatena l'inferno. Una dozzina di neonati che vengono al mondo tutti insieme, come oggi per esempio. Beh, il segno astrologico ha le sue esigenze, disse Giulio. Se un bambino deve nascere in quel segno e altri con lui in quello stesso segno, è ovvio che nasceranno quasi insieme. Paudani non commentò, sapeva delle fissazioni di Giulio per l'astrologia e tutte quelle che lui chiamava astrosità spirituali. Li salutò e andò a visitare l'ultima puerpera, una donna nera che quel giorno aveva partorito il quinto figlio ed era sempre allegra e ciarliera. Giulio e Chiara scesero nelle cucine dell'ospedale perché volevano prendere un caffè in pace. Nelle cucine la caposala Orietta divorava una fetta di dolce con l'uvetta e annuiva in segno di approvazione verso la cuoca che le aveva dato il dolce, ma sospettava sulle calorie che si sarebbero riflesse sulla bilancia, che teneva nel bagno riservato al primario del suo reparto di ginecologia. Orietta era una delle amanti del primario ed aveva il terrore di non esserlo più e si preoccupava molto del suo peso. Chiara la osservò e chiese a Giulio: «Secondo te, Orietta è felice in questo momento?» «Può darsi che goda di una soddisfazione temporanea», rispose Giulio. «Noi in genere tendiamo a chiamare felicità quella che prova il nostro io quando è soddisfatto, ma la vera felicità va molto al di là della soddisfazione». La cuoca si guardava intorno al suo dominio. Aveva favorito con il suo dolce l'amante del primario e si accingeva a pulire i grandi fornelli dell'ospedale. Si vedeva che lei piaceva il suo lavoro. «Ecco, la cuoca, per esempio, mi sembra soddisfatta», disse Giulio. «La cuoca», disse Chiara scettica, pensando che dopo 2 ore sarebbe cominciata l'ora di punta nelle cucine. In 20 minuti i vassoi dei pasti sarebbero saliti nelle corsie e per un'altra ora il traffico nelle cucine sarebbe continuato furiosamente. Poi la cuoca e i colleghi avrebbero ricominciato di nuovo con il pasto serale. «Come fa una cuoca ad essere soddisfatta del proprio lavoro?» disse Chiara. «Un lavoro che puzza per tutta la vita di unto». «Molte volte le persone di cui diciamo ci sembra che non facciano un lavoro importante», disse Giulio, «che non abbiano una grossa personalità, che facciano insomma da
tappezzeria sociale. Ma quello potrebbe essere il segno di una serenità interiore, per cui quelle persone non hanno bisogno di strumentalizzare se stesse, di mettere in mostra il proprio io. Quindi quelle persone godono, se non proprio, di una felicità, di un'intima soddisfazione, che non ha bisogno delle cose materiali, ed hanno in parte superato il piano fisico. «Certo che tu hai una spiegazione per tutte le cose», disse Chiara, con benevolenza. «Per te non c'è nulla che vada diversamente dal giusto, dall'ineluttabile, dal perfetto. Forse a te sembra così, perché a differenza di te io non sono vuoto di Dio», rispose Giulio con uguale benevolenza.